produzione. Il 2004, dove abbiamo levato l'uva in modo da poter garantire una produzione adeguata alla qualità, i vini sono stati grandiosi. È ancora una bella annata del decennio. Niente. E quindi. Qual è l'annata dal 2004 ad oggi che le ha dato più soddisfazione? Bella domanda. Le annate che danno più soddisfazione sono le più difficili. Per me sono, per esempio, il 2014, che viene tanto demonizzata, è un'annata che io adoro perché è stata così difficile, per cui averci lavorato in modo incredibile per riuscire a salvare l'annata, perché e avere il vino che ho in barrique in questo momento in quel modo, cioè è chiaro che il mercato non riesce a capire queste cose, no? Però annate come il 2010 non è stata un'annata facile, il 2014 sono quelle che mi danno più soddisfazione, quelle facili come il 15, il 16 sono vini eccellenti, o il 12 stesso, che però sono facili, cioè ti vengono, non ti dico da soli, perché niente viene da solo, però è chiaro che quando tutto va bene è molto più facile, quando le cose vanno male riesci a trovare la soluzione per avere comunque un vino. Io per esempio nel 2014 ero pronto a non produrlo, perché chiaramente se l'annata non ti permette di produrlo sei prontissimo a dire la salti, no? Perché, però quando, e ci metti tutto l'impegno anche fisico per riuscire a farla, e quando vedi che poi ce la fai, allora quelle sono quelle che danno più soddisfazione, anche se poi a livello mediatico sono quelle che probabilmente hanno meno impatto, no? Però per me produttore, che so quanta fatica ho fatto anche fisica per riuscire a creare quel vino, sono quelle che mi danno più soddisfazione paradossalmente. Quest'anno esce, allora io sono un po' strano, c'ho sia il 2009 che sto vendendo ancora in Canada e in Giappone, il 2009, il 2010 lo sto vendendo in Danimarca e in Austria, il 2011 l'ho venduto, lo stanno prendendo in, 2011 per esempio un'annata, lo sentirete, tutta particolare, perché ha avuto una fine estate caldissimo, per cui è un vino tannico e ha avuto bisogno di tantissimo tempo in bottiglia, e quindi 2011 l'ho quasi lasciato lì a aspettare, 2012 lo sto vedendo in Svizzera, quindi c'ho un po' di casino, perché sapete, io, a me piace produrlo, poi venderlo non mi piace, per cui è il mestiere, non mi riesce, però siccome bisogna farlo. Beh, sono cose diverse. Sì.